Diamo il benvenuto di nuovo al nostro programma Cristiani Oggi, un programma di testimonianza cristiana. Si propone di presentare il messaggio dell'Evangelo, il messaggio della Bibbia, la parola del Signore. La Bibbia è la lettera di Dio all'uomo. In questo meraviglioso libro Dio ci parla del suo amore, della sua grazia, ci dà degli insegnamenti profondi, ci dice la verità. E la verità, si sa, a volte è scomoda. Qualche volta ci dà fastidio perché viene a scontrarsi con le nostre convinzioni, qualche volta, molte volte con le nostre abitudini, con certe cose che forse crediamo giuste, che comunque non ci va di lasciare, di abbandonare. Allora ecco che questo messaggio, che è il messaggio d'amore di Dio, diventa per noi un messaggio che non ci va di ascoltare. Ci sono dei versi nel libro del profeta Isaia al capitolo 30. Sentite cosa dice il Signore per mezzo di questo suo profeta. Dice del suo popolo Israele: poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti non vedete e a quelli che hanno visioni non ci annunziate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Ecco, quando non si vuole ascoltare, quando non si vuole accettare un certo messaggio, quando un certo discorso non ci piace, per assurdo, preferiremmo sentire delle cose false, delle cose non vere, piuttosto che scontrarci con la realtà. In questo programma, più avanti, quando ci sarà il messaggio della parola di Dio, sentiremo parlare proprio di questo, di verità scomode. Sentiremo di un personaggio che fu infastidito dal messaggio predicato dall'Apostolo Paolo, ma non voglio anticipare nulla. Prima di questo abbiamo qualche altra cosa da proporvi e cominciamo con una bella intervista realizzata da Eliseo Fragnito a Crotone con Raffaella, che ci racconta la sua storia, una storia di depressione, di solitudine, una vita trasformata dalla potenza del Signore. Ascoltiamo questa testimonianza e poi un inno eseguito in studio da Antonio Morra intitolato Tu seguimi. Sempre di più ai nostri giorni si sentono persone che lamentano un vuoto interiore, un'insoddisfazione profonda. È un po' una malattia comune di tanti. E oggi con Raffaella Chiarella vogliamo parlare proprio di questo. Mi trovo a Crotone presso la Lega Navale. Sono qui con Raffaella, vogliamo conoscere un po' la tua storia. Dicevo di questo vuoto profondo che in qualche modo caratterizzava anche la tua vita qualche tempo fa. Sì, infatti io mi sono accostata al Signore perché all'età di 17 anni sono caduta in una profonda depressione. Ero una ragazza come tante, non mi mancava nulla, ero figlia unica e come tutte le figlie uniche coccolate dai papà, dalla mamma, insomma. Nonostante tutto, io la sera quando andavo, cioè che mi coricavo, insomma, avevo un vuoto nell'anima, piangevo sempre, mi sentivo qualcosa che mi mancava. Quindi non c'erano dei motivi reali, delle cose a cui tu potevi addebitare questa depressione? No. È stata una cosa all'improvviso, diciamo. Da un giorno all'altro mi sono ritrovata come se proprio un vuoto dentro che mi impediva proprio di vivere. Mi sentivo oppressa da questa cosa e non riuscivo a capire che cosa mi stesse succedendo. Nemmeno le persone intorno a me riuscivano a capire perché. Perché io solitamente sono una persona solare, che amo la vita, insomma, sono felice di vivere. Grazie a Dio oggi conosco il Signore ancora di più. Però tutto ad un tratto mi sono sentita proprio venire meno, cioè morire dentro, mi sono sentita l'anima proprio oppressa. E ti aprivi con gli altri, hai cercato aiuto, ti confidavi con i tuoi genitori? No, con i miei genitori no, poi immaginate un po' mio padre, insomma, la figlia, insomma, solare, che ride continuamente di colpo con dei fazzoletti in mano a piangere, tutto ad un tratto, insomma, ha pensato, dice, ma che sta succedendo, insomma, in fondo non le manca niente, perché fa così? Però io dentro di me sentivo, insomma, questa cosa forte, no? Questa solitudine, questa tristezza, questa amarezza che mi era presa all'improvviso e avevo proprio l'esigenza di conoscere qualcosa che andasse al di là per risolvere questo problema. No? Senti Raffaella, per quanto tempo è durato questo?
È durato per circa un annetto questa situazione qua. E tu all'epoca non avevi amicizie, non avevi dei diversivi? Sì, sì, li avevo, come tutte le ragazze uscivo, avevo il fidanzato, cioè, però nonostante tutto questa cosa non riusciva a placare il mio cuore, cioè, non, comunque c'era qualcosa che aveva a che fare con l'anima mia, insomma, avevo bisogno proprio di scoprire di risolvere questa cosa e non riuscivo a trovarne il modo. Quindi era un malessere interiore che ti attanagliava, ti rendeva infelice. Che cosa hai fatto poi? Poi un giorno qualcuno mi ha parlato del Signore e io, insomma, ascoltando, insomma, mi dicevano che c'era un Gesù che poteva risolvere questa situazione, che mi conosceva bene, che mi amava, che poteva risolvere tutti i problemi che potevano affliggere il mio cuore e la mia anima. E io, insomma, lì per lì amavo tanto il Signore, perché io sono sempre stata una che credeva in Dio, però forse, come me ne parlava questa persona, insomma, non l'avevo mai cercato in questo modo, no? Quindi era un modo nuovo, un modo diverso di parlare di Dio. Sì, era proprio totalmente diverso. Io in queste persone vedevo una luce, vedevo un modo di fare che non mi apparteneva, cioè li invidiavo quasi in bene, perché dicevo, loro hanno qualcosa che io vorrei avere, una luce negli occhi che grazie a Dio oggi il Signore ha messo anche nella mia vita. Però all'inizio, insomma, dopodiché, insomma, l'ho lasciato stare. Però poi da quel giorno ho messo alla prova il Signore, ho detto, Signore, io anch'io voglio fare parte di questo popolo meraviglioso, anch'io voglio trovare quella luce, no? Che tu hai messo in queste persone, fatti trovare. E poi il Signore, grazie a Dio, un giorno nella mia stanza piangevo, avevo sempre questi problemi. E poi dicevo, no, Signore, tu devi completamente guarirmi. Un giorno ho detto, Signore, tu mi devi liberare, perché io ti voglio servire e ti voglio amare, quindi voglio che tu togli questo senso di oppressione, perché io mi sentivo proprio l'anima come un bambino piccolino messo in un angolo. Dico, io non voglio provare questo, io so che adesso tu mi stai chiamando e voglio darti il mio cuore, quindi liberami. Il Signore in un istante lo ha fatto, ha liberato l'anima mia, non ho più sofferto di questi stati d'ansia, di questa depressione. Io oggi servo il Signore, grazie a Dio, io, la mia famiglia, mio marito, tutti serviamo il Signore. Senti Raffaella, noi sappiamo che Dio non solo risolve i nostri problemi, ma Egli vuole essere prima di tutto il nostro Salvatore. Non vogliamo dare l'idea di un Dio che è semplicemente lì pronto a guarire, a togliere la depressione, ma il problema numero uno è il peccato che affligge il cuore dell'uomo. C'è stato un momento nel quale tu hai dovuto riconoscere di essere nel peccato e di aver bisogno di salvezza, di nuova nascita. Sì, effettivamente sì, cioè mi sentivo come se avessi qualcosa di sporco nella mia vita, e quindi al Signore ho chiesto, dico, Signore, tu mi devi liberare anche da questo senso di, come dire, di sporcizia, perché davanti al Signore, il Signore è una cosa molto santa, perfetta, e quando l'uomo si paragona a Lui, no? In un certo senso ti senti piccolissimo, e io anche in questo senso ho detto, Signore, liberami da questa cosa, perché io voglio che Tu mi lavi, mi purifichi da ogni peccato che opprime la mia anima, perché anche se a volte le persone si coprono e dico, ah, ma io sono una brava persona, non ho fatto niente, in realtà dentro di noi c'è il peccato, e quindi il Signore, se non toglie tutto questo marciume da noi, no? Come possiamo noi incontrare il Signore, cioè, con questa sensazione dentro? Non puoi, il Signore ti deve liberare da questo. Tu hai avvertito la leggerezza di questa nuova vita in Cristo? Sì, grazie a Dio, sì, il Signore mi ha lavato, mi ha purificato e mi sono sentita proprio rinascere in Cristo, in questo senso, perché non è il battesimo che salva. Se uno non rinasce di nuovo, se non diamo il cuore a Gesù, non avvertiamo questa cosa, no? Il Signore non può fare quest'opera se noi non ci arrendiamo a Lui. Senti, se devi fare un paragone tra la Raffaella di una volta e la Raffaella di oggi, cosa puoi dire? Che la Raffaella di una volta era sì, diciamo, mansueta, calma, però oggi nel Signore sono rinata anche in questo senso, no? Vedo le cose in maniera migliore, cioè il Signore ha trasformato il mio cuore, mi ha fatto una persona più sensibile anche nei confronti del prossimo, no? E intorno a noi, insomma, c'è tanto bisogno. Se possiamo fare qualcosa per il Signore è bello, se essere sensibili anche nell'opera di Dio. Il Signore oggi mi dà la possibilità di servirlo, anche con il canto, che è una cosa, che è un dono che Dio mi ha dato, e ringrazio il Signore per questo, perché è bello, insomma, mettersi a disposizione nell'opera di Dio, no? Cioè,
Sei una donna felice allora. Sì, io sì, nel Signore ho trovato tutto, grazie a Dio. Cioè, non nessuna cosa, nessun, cioè, né padre, né madre, né fratello può darti l'amore di Dio. Cioè, quando il Signore entra nel tuo cuore, cioè, trasforma la tua vita e ricolma il tuo cuore di un amore che può succederti qualsiasi cosa, ma il Signore è lì, pronto ad aiutarti, a sostenerti. Ed è questa la cosa più bella che distingue il cristiano da una persona che è nel mondo, no? Senza il Signore. Ti ringrazio Raffaella. Cari amici, avete ascoltato dell'opera meravigliosa che Cristo ha compiuto nella vita di Raffaella, un'opera completa. Il Signore ci libera dal peccato, dalla morsa del vizio, toglie da noi il senso di vuoto, di insoddisfazione, ci colma della sua gioia, della sua pace. Egli dà veramente un senso alla nostra vita ed è quello che il Signore vuole fare per tutti noi, senza distinzioni. Invocatelo in questo momento ed Egli esaudirà la vostra preghiera. Seguimi, tu seguimi.
Ringraziamo Antonio Morra per quest'inno, Tu seguimi. A questo punto del programma vi invitiamo a scriverci, naturalmente potete chiamare quel numero in sovrimpressione, c'è qualcuno pronto a rispondere alle vostre chiamate, ma potete anche scriverci, ci ha scritto Patrizia da Messina. Patrizia dice, seguo sempre attraverso la radio la vostra parola, mi conforta sempre sentire che il Signore mi ama ed è sempre vicino a me, anche quando io non sono vicino a Lui. Voi attraverso le vostre parole e le vostre testimonianze mi aiutate ad andare avanti, anche se a volte non è proprio facile. Chiede Patrizia il libricino Una fede certa, glielo abbiamo inviato e naturalmente lo invieremo anche a voi. Lei ci ascolta anche tramite la radio, per il circuito Radio Evangelo, e naturalmente molti altri per mezzo della televisione. Vi diamo l'indirizzo perché possiate scriverci: Cristiani Oggi, casella postale 15 00011, Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, cristianioggitv@assembleedidio.org. Dunque, scriveteci anche voi, vi invieremo questo libricino intitolato Una fede certa, alla ricerca di speranza in un mondo confuso. Potrà esservi d'aiuto nell'avvicinarvi al Signore. Adesso ascoltiamo la parola del Signore. Il pastore Salvatore Cusumano è qui con noi per presentarci questo messaggio che ci parla di argomenti scomodi ma importanti presentati dalla parola di Dio. Ascoltiamo. Gentili amici, rivolgiamoci alla parola di Dio e leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli. Nel capitolo 24, dal versetto 24. Il brano che leggeremo è un dialogo fra l'apostolo Paolo e un governatore del suo tempo di nome Felice. È un episodio che si iscrive durante la prigionia dell'apostolo Paolo e pertanto Paolo compare nelle vesti di prigioniero a causa dell'Evangelo, ma soprattutto perché egli arrestato si appellò, secondo il diritto che gli veniva concesso per la sua cittadinanza romana, all'imperatore. Ma non è questo ovviamente l'oggetto della nostra riflessione, quanto il dialogo fra il governatore Felice e l'apostolo Paolo. Pertanto, leggiamo dal versetto 24. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea, mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò circa la fede in Cristo Gesù. Ma ragionando Paolo di giustizia, di temperanza e del giudizio a venire, Felice, tutto spaventato, replicò: «Per ora vattene. E quando ne troverò l'opportunità, ti manderò a chiamare». Egli sperava in pari tempo che da Paolo gli sarebbe dato del denaro. Per questo lo mandava spesso a chiamare e discuteva con lui. Ora, in capo a 2 anni, Felice ebbe per successore Festo e Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. In questo brano l'apostolo Paolo richiama, non volendo, ma richiama la figura di un altro grande testimone in prigione, e cioè Giovanni il Battista. Ambedue queste figure si trovarono in prigione, e si trovarono in prigione perché proclamavano la verità della parola di Dio. E ambedue ebbero, anche se in misura diversa, è chiaro, un rapporto abbastanza, come dire, dialettico con i governanti del loro tempo. Battista con Erode, e ahimè in quel caso la storia si chiuse in modo drammatico. Erode, per una promessa stolta fatta, fu costretto a far decapitare il Battista. Paolo con Felice. Ma nel brano che abbiamo letto, francamente, Paolo non ci sta bene nelle vesti dimesse del prigioniero, del carcerato, che dir si voglia. Molto liberamente, testimonia dell'Evangelo, francamente, a noi fra i due il prigioniero sembra Felice, il quale
ascolta Paolo, gli piace in qualche modo ascoltarlo, ma anche è vero che coltiva dei secondi fini e spera addirittura di ricavare del denaro. Dunque non era neppure un governatore onesto, a dirla tutta. Bene, chiama Paolo ad ascoltarlo. Ora, la moglie di Felice, abbiamo letto, era giudea, il che vuol dire che era quantomeno infarinata della verità, della parola di Dio. Ebbene, manda Felice a chiamare Paolo e l'ascolta. Lo ascolta per il motivo per il quale Paolo è arrestato, cioè la fede in Cristo Gesù. Paolo parla liberamente, ma parla proprio liberamente, tant'è che inizia a ragionare, ad argomentare di giustizia, di temperanza e poi addirittura del giudizio a venire, argomenti che francamente Felice non ama ascoltare. Probabilmente il discorso che Paolo fa a Felice oggi farebbe saltare sulla sedia diversi uomini di religione, perché si sa, quando si parla di Dio bisogna esclusivamente e solamente parlare di amore e non urtare in alcun modo la suscettibilità delle persone. È chiaro, Paolo non attaccava direttamente Felice, non sappiamo neppure se fosse al corrente della libertà con la quale Felice faceva il governatore. Paolo sta parlando della fede in Gesù, e parlare della fede in Cristo Gesù vuol dire necessariamente parlare della giustizia di Dio, parlare della temperanza, della misura, della trasformazione dell'animo, dei pensieri, dei sentimenti, delle azioni, della purezza, della santità. Vuol dire parlare anche del giudizio a venire, per chi non accetta l'Evangelo. Argomenti scomodi, argomenti che forse possono non sembrare graditi, ma sono connessi con l'Evangelo. Fanno parte della diagnosi spirituale che va fatta ad ogni anima. Gentili telespettatori, continuate ad ascoltare queste semplici parole. Non tronchiamo di netto, perché non tutto ciò che ci piace ascoltare ci fa bene. E l'Evangelo che ci piace ascoltare probabilmente non è il vero Evangelo, ma è quella carezza alle nostre debolezze che serve semplicemente a farci stare meglio, un po' meglio, ma a prolungare la nostra agonia spirituale. Il vero Evangelo è la parola di Dio che cura le anime. E per curare le anime è necessaria una chiara, sincera, non crudele, ma sicuramente realistica diagnosi. Di quella abbiamo bisogno. Non trasaliamo se i nostri cuori vengono compunti, non ribelliamoci se le nostre coscienze sono accusate dalla parola di Dio. È un buon segno, vuol dire che Dio ci sta parlando. Dio è verità, ai suoi occhi tutto è chiaro, conosce i segreti del nostro cuore. Abbiamo bisogno anche di questo. Ne abbiamo bisogno affinché con cuore sincero ci aggrappiamo a Dio. Non seguiamo l'esempio di Felice, il quale, tutto spaventato, rispose a Paolo: «Per ora vattene, e quando ne troverò l'opportunità, ti manderò nuovamente a chiamare». Già, per ora vattene. Eppure, altrove nel Nuovo Testamento è scritto che oggi è il tempo della grazia. Oggi, questo è il momento nel quale cogliere l'occasione, aprire i cuori al Signore e cercare con tutta l'anima il perdono, la salvezza, la trasformazione, l'intervento divino nella nostra vita. Però per ora vattene, e quando avrò l'opportunità, quando sarò libero, quando non sarò impegnato, allora io ti manderò a chiamare. Beh, ci viene un dubbio. È vero, sì, chiaro, era stato il governatore a mandare a chiamare Paolo, ma a noi viene un dubbio. Anzi, una certezza. Siamo più che certi che quel giorno era stato Dio che aveva mandato a chiamare Felice. C'è una chiamata di Dio che è una chiamata di grazia. Noi pensiamo, noi scambiamo tutto per casualità. Povero Felice. Pensava di avere in qualche modo ingabbiato
Dio stesso. No, tutto ciò che noi stiamo ascoltando in questo momento, tutto ciò che ci sta accadendo non è casuale. Non siamo stati noi a mandar chiamare Dio, ma è Dio che ci ha convocati per parlarci per mezzo della parola di Dio e parlare direttamente ai nostri cuori. Io ti manderò a chiamare. Ed ecco che il testo ci spiega un po' cosa si aggirava nella mente di Felice. Sperava che da Paolo gli sarebbe stato dato del danaro. E per questo lo mandava spesso a chiamare e discuteva con lui. Notate l'involuzione spirituale di Felice. Dalla prima volta nella quale chiama Paolo e lo ascolta con la moglie Drusilla, a tante altre innumerevoli volte nelle quali discuteva con lui, ma perché aveva un secondo fine. Se nel nostro cuore c'è un secondo fine, quello di ottenere non so cosa, non so quale favore da Dio, come Felice non otterremo nulla. Dio ama e onora i cuori sinceri. Dio ama e onora i cuori sinceri. Ebbene, di lì a poco Felice, volendo far cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Non lasciamo inascoltata la parola di Dio. Facciamo tesoro di quanto stiamo ascoltando piuttosto. Invochiamo il Signore. Lui ci ha convocato, ora sta convocando te, affinché tu possa ricevere il dono più grande dell'universo, la salvezza in Cristo Gesù. Dio ti benedica. Grazie Salvatore Cusumano. Sì, il dono più grande dell'universo è proprio la salvezza in Cristo Gesù, il grande dono di Dio. Preghiamo qualche istante prima di concludere il programma. Signore Dio e Padre nostro celeste, nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, veniamo a te, ti ringraziamo per la salvezza, per questo dono, per la verità che ci hai mandato in Cristo Gesù, e ti preghiamo che ognuno dei nostri amici telespettatori possa conoscerti personalmente e riceverti nel suo cuore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Siamo giunti ormai alla fine del nostro programma, la sigla fa in modo che ci salutiamo. Sulla sigla ci sarà il nostro indirizzo, potrete prenderlo di nuovo per scriverci, potete ancora chiamare quel numero telefonico in sovrimpressione e naturalmente potete parlare con qualcuno dei nostri consulenti telefonici. Se ci scriverete, vi invieremo questo libricino intitolato Una fede certa alla ricerca di speranza in un mondo confuso. In questo nostro mondo così confuso, dove sentiamo tante voci differenti, abbiamo bisogno di una guida sicura. Questa guida sicura è la parola di Dio. La parola di Dio, ispirata dallo Spirito Santo, è quella che ci rivela la verità e ci fa conoscere Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Vi ringraziamo di essere stati con noi, vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, assicurandovi che continueremo a pregare per voi. Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.